con l'ingresso in zona gialla si possono tornare a praticare nuovamente gli sport di contatto all'aperto. Dal numero di richieste che è pervenuto presso le vostre strutture c'è tantissima voglia di tornare a giocare. Sì, senz'altro. Non dico che ci ha stupito, ma ovviamente per noi è stata una grossa sorpresa sia il ritorno alla zona gialla in maniera repentina, ma la risposta della nostra clientela è stata grandiosa. Noi ovviamente già nella prima settimana abbiamo registrato una grossa affluenza e quindi la voglia di ritornare a fare calcio, il calcetto, è stata tanta. Ci sono delle precauzioni da rispettare riguardo l'uso degli spogliatoi, i percorsi e la sanificazione delle strutture? Esatto, attualmente gli spogliatoi sono chiusi, quindi le docce non si possono fare. Quello che riguarda le norme, ovviamente l'accesso ai campi da gioco con la mascherina, poi ovviamente nel momento poi della pratica dello sport ovviamente le persone possono togliersi la mascherina, però diciamo quello che riguarda poi il regolamento dell'uso della mascherina è valido come in tutte le altre parti. C'è veramente tanta voglia di tornare a fare sport con gli amici perché lo sport è socialità e divertimento, ma è anche salute e beneficio fisico. Sicuramente, esatto. Quello che poi noi dicevamo da tanto tempo è che chiudere gli sport, qualsiasi tipo di sport, non poteva portare benefici, se non invece un'apertura sicuramente riporterà benefici sia dal punto di vista della salute e dal punto di vista della mente. Le persone avevano proprio voglia di avere dei momenti di svago e di serenità.